ricevo sempre molti messaggi da persone contente di seguire Mamma Chimica, per tanti motivi, sia perché magari hanno imparato qualcosa sulla chimica applicata alla vita quotidiana che non sapevano, oppure perché l'hanno finalmente trovata affascinante questa chimica che tanto odiavano a scuola. Oppure perché appunto riescono a risparmiare, non hanno più 800 milioni di flaconi sotto il lavandino della cucina o del bagno, perché finalmente capiscono cosa, come funzionano, a cosa servono questi detersivi e quindi li sanno usare al meglio. E quindi chi si cimenta nell'autoproduzione, oppure riesce, grazie a Mamma Chimica, a scegliere dei detergenti, o dei cosmetici efficaci, in commercio. Oppure anche molti mi ringraziano perché sono molto chiara nell'esposizione, semplice e quindi è anche un piacere ascoltare delle informazioni. O alla fine qualcuno mi dice finalmente non mi faccio più fregare dalla pubblicità o dall'influencer di turno che magari pur di vendere il prodotto che deve pubblicizzare ne decanta proprietà assolutamente senza basi scientifiche oppure assolutamente inesistenti, però lo sappiamo che pur di vendere moltissimi sul web, su YouTube, dappertutto, certificherebbero anche la mamma. Quindi, se pensate che Mamma Chimica sia utile come magari è stata a voi, allora forse sarebbe il caso anche di farla conoscere ad altre persone. Solo che, per esempio, qui su YouTube non è che c'è una persona viva che ogni giorno guarda tutti i video che vengono pubblicati e dice: "Oh, ammazza, oh, guarda sta mamma chimica, oh, interessante, riesce a far risparmiare le persone, riesce a dare notizie scientifiche di buon senso, non vende nulla, oh, interessante." Quasi quasi cerco di spingerla su YouTube e fare in modo che i suoi video arrivino a più persone possibile. Purtroppo non è così, non c'è una persona che vede questo e quindi non c'è neanche una persona che vede dei video completamente assurdi, che propongono completamente cose assurde e quindi magari le elimina dal web o da YouTube. Quindi che si può fare per far arrivare Mamma Chimica e le cose sensate sulla detergenza, sulla cosmesi? Un po' di più su, per esempio, in questo caso su YouTube, l'unico modo è cercare di far spingere l'algoritmo, perché alla fine è l'algoritmo che decide sui canali, sui video su YouTube, fare in modo che l'algoritmo faccia vedere a più persone possibile Mamma Chimica. Come si fa? Come si fa? Si fa iscrivendosi al canale Sara Mamma Chimica. Oppure mettendo un mi piace, se il video ovviamente piace, oppure divulgando il video, facendo vedere alle altre persone, oppure anche lasciare un commento. Io rispondo a tutti i commenti, magari alcuni dopo settimane, alcuni dopo pochi minuti, però rispondo sempre a tutti e non ho mai cancellato commenti, anche negativi, anche di gente che scriveva cose completamente assurde. Io rispondo a tutti e lascio tutti i commenti perché appunto sono molto trasparente in questo, li potete vedere e sono ormai anni che lo faccio perché appunto purtroppo funziona così qui su YouTube. L'algoritmo, se vede che un video ha tantissime visualizzazioni, quel canale ha tanti iscritti oppure ha tanti mi piace, ha tanti commenti, questo viene spinto di più e viene divulgato di più. Anche se paradossalmente è un video che dice solo stupidaggini, cioè esce l'influencer di turno che vi dice: "Ah, non ve lo dicono, ma basta mettere in ammollo i panni con lo zucchero. Lo zucchero di canna bio però è integrale, li mette da mollo e diventano bianchissimi." Cioè, spara una stupidaggine colossale, però questo video lo vedono in molti, molti gli scrivono e gli dicono: "Ma che stai a di?" Oppure lo girano a me e mi fanno: "Mamma Chimica, ma guarda che scrive questo, questa, guarda che scrive, che video ha fatto, ma è possibile?" E quindi quel video con una stupidaggine gira tantissimo, ha tantissime visualizzazioni e alla fine viene promulgato e fatto vedere di più da YouTube, e
perché l'algoritmo vede questo, fa questo, viene fatto vedere di più che le cose sensate di mamma chimica. Quindi, tantissimi canali so che ogni volta ad ogni video dicono: allora mi raccomando, a voi non costa nulla, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace così a ogni video. A me un po' mi scoccia sentire questo, quindi non vi dirò ad ogni video iscrivetevi sul canale del Mamma Chimica. Ve lo dico adesso e così spero, ecco, che Mamma Chimica serva e sia d'aiuto a più persone. Perché molte persone appunto mi scrivono che gli ha cambiato la vita e io un po' ci credo, nel senso come è successo a me che quando sul web ho conosciuto, sono entrata in contatto con Fabrizio Zago, che è il massimo esponente di detergenza sostenibile ed è anche un consulente del marchio Ecolabel dell'Unione Europea. E quindi quando sono entrata in contatto con lui, nonostante io abbia una laurea in chimica, però non conoscevo queste nozioni di detergenza, perché la chimica è tutto. Ma non è che un chimico laureato può sapere tutto. Quando sono entrata in contatto con Fabrizio Zago, lui effettivamente mi ha cambiato la vita e mi ha permesso di liberarmi di alcune cose che ritenevo utili, invece non lo erano, mi ha permesso di risparmiare e mi ha permesso di non farmi fregare. Grazie.